Reddito di cittadinanza e centri per l'impiego, una miscela rischia di essere esplosiva. Sì, perché il requisito per la richiesta del reddito di cittadinanza è proprio l'iscrizione ai vecchi uffici di collocamento, che fanno acqua ovunque. E se già prima non riuscivano a soddisfare le richieste degli iscritti, figuriamoci oggi. Solo 35.000 hanno trovato lavoro su una platea di 2 milioni di persone, platea che, con il miraggio del reddito di cittadinanza, è destinata almeno a quadruplicare, con conseguenze tutt'altro che rosee, come confermano gli stessi vicentini che abbiamo avvicinato al microfono. Devono essere, credo, impostati in altra maniera. Non come adesso? Non credo come adesso. Dico che la gente deve avere buona volontà, come sempre, è alla base di tutto. Evidentemente i centri per l'impiego, se guardiamo i dati, forse non hanno dato oggi le risposte che effettivamente avrebbero dovuto dare, per problemi di risorse, di organico, di organizzazione. Sicuramente anche il mondo del lavoro ha esigenze diverse e per cui anche i centri di impiego devono adeguarsi a queste esigenze e forse non sono ancora, diciamo, allineati a queste nuove esigenze. Sento tante persone che sono senza lavoro, eccetera, che hanno grosse difficoltà quando si interfacciano con questa struttura. Oggi più che mai, tra l'altro, che c'è in ballo questo discorso del reddito di cittadinanza. È un problema molto, molto importante, secondo me, sì. Davanti al centro per l'impiego di Vicenza in via Legione Gallieno, oggi il vuoto, conferma della scarsa fiducia che la gente pone nella struttura. Un mese aspetto, non ho ricevuto nessuna chiamata. Dal momento non è servito a niente? Fino adesso no. Speriamo bene. C'è chi dice che vanno rivisti completamente. Completamente. Perché? Perché non... Io sono 10 anni che entro e esco per i centri per l'impiego e da loro non ho mai ottenuto niente. A maggior ragione se ne parla, a maggior ragione adesso col discorso del reddito di cittadinanza. Non hanno collegamenti con nessuno, con niente, con nessuno. Cioè il centro per l'impiego raccolgono solo informazioni di chi sei e cosa facevi e cosa vorresti fare, forse, e basta. Poi alla fine si spengono lì.